Faccio attraverso uno strumento che è un altimetro radar anche sul mare, cosa importantissima perché lo scioglimento dei ghiacci a livello marino può determinare ovviamente importanti cambiamenti climatici, innalzamento dei mari e quindi si seguono dei fattori collegati a cambiamenti climatici attraverso dei satelliti specifici dedicati a delle tematiche come quella del ghiaccio. Quindi ghiaccio, mare, può dare un'idea di... della quantità dei dati che si possono elaborare, credo sia un numero impressionante. Sono impressionanti, sono terabytes di dati, è appena finito la sua durata di vita un satellite che si chiama Envisat, che ha vissuto 10 anni, il doppio della sua vita prevista, un satellite che ha fornito terabyte interi di dati, i cui dati sono ancora disponibili in archivio per lo studio dell'ambiente. Traduco miliardi e miliardi, miliardi, insomma, miliardi di dati. Quindi i volumi di dati sono enormi, la necessità anche di garantire l'archivio di questi dati a lungo termine è fondamentale per contribuire poi a quelle che sono le tematiche ambientali e di studio del clima. L'ESA non elabora dei modelli, li lasciate agli scienziati, provvedete soltanto a fornire dati. Noi lanciamo i satelliti, forniamo i dati agli utenti e gli scienziati elaborano i dati e costruiscono i modelli e ci danno dei ritorni in termini di esigenze future per la costruzione di futuri sistemi satellitari. Voi altri all'ISPRA elaborate date ulteriori dati alla comunità scientifica, certo. Però iniziate anche a lavorare su questi dati. Come no? Non solo iniziamo a lavorare, innanzitutto vorrei spezzare una lancia rispetto all'attività dell'ESA che è stata fondamentale anche nel settore, non solo nel settore ambientale, in altri settori. Il satellite Envisat mi ha accompagnato nella mia storia e direi che è stato un elemento fondamentale proprio per conoscere meglio, come tarare meglio l'attività anche in campo ambientale. Potrei fare 1000 esempi, ci sono 1000 satelliti ad esempio che possono rilevare la temperatura del mare, possono rilevare la distribuzione della clorofilla, possono sostanzialmente darci informazioni che poi sono i numeri che noi mettiamo in forma sintetica all'interno dei satelliti. Se posso interrompere un secondo, sono più bravi degli uomini. I satelliti sono bravi precisi, perché gli uomini, diciamo, riescono, certo, ad essere bravi. Perché li progettano per bene. Il satellite da solo senza l'uomo, sono all'Asimov, cioè ho una visione del mondo molto precisa, quindi credo che sia. Sì, noi operiamo, innanzitutto un compito fondamentale è quello di raccogliere dati, o in forma autonoma o sostanzialmente utilizzando la collaborazione e il concorso di altri soggetti. Nella raccolta di questi dati, che possono essere anche dati derivanti da ricerche di base, portiamo avanti. Faccio un esempio, nell'ambito della biodiversità, sulle specie aliene, sulle specie sostanzialmente che in qualche modo rappresentano il decadimento della nostra capacità di conservazione della biodiversità. Ci sono ricerche essenziali. Che sono molto vicine alla ricerca di base. Nella raccolta di questi dati li organizziamo in indicatori che sono per quota parte codificati anche a livello europeo. Basta ricordare che l'Agenzia Europea per l'Ambiente codifica 225 indicatori per lo stato dell'ambiente. Non è, ad esempio, nell'attuario che presenteremo il 5 di luglio ufficialmente. Quanti ne monitorate? 250, tutti più qualche cosa in più. Qualche cosa in più che è tipico della struttura del nostro paese. Il nostro paese ha delle caratteristiche assolutamente particolari e alcune analoghe ad altri paesi mediterranei, altre totalmente diverse da altri paesi europei. Una di queste sono gli 8000+ chilometri di coste, l'interazione tra la qualità delle acque nel mare, del mare e delle acque superficiali e delle acque sotterranee, l'interazione tra questa qualità e ad esempio i processi produttivi. Processi produttivi non solo dell'agricoltura, ma i processi produttivi energetici. È un lavoro immenso, globale e molto distribuito in tutti i vari settori. Esattamente, in moltissime tematiche. Questi indicatori, che cosa ci dicono? Perché la mia domanda è naturalmente qual è lo stato di salute dell'ambiente? Lo stato di salute c'ha luci e ombre, però diciamo che secondo me abbiamo imboccato la strada giusta. Almeno in Italia, insomma. In Italia bisogna stare molto attenti perché c'è un difetto di fondo di cui bisogna essere vigilanti. Noi molte volte per ottenere degli obiettivi di qualità nel nostro paese creiamo dei processi di trasferimento che portano invece obiettivi di non qualità in altri paesi. Faccio un esempio semplice e questo ci tengo a dirlo tantissimo. Per stare bene noi facciamo stare male gli altri.
o facciamo stare male anche noi, perché se stanno male gli altri, essendo un sistema globale, no, di qualità dell'ambiente, per questo c'è stato Rio più 20, c'è un discorso globale di governo, di gestione complessiva, noi non possiamo pensare che se una nostra impresa, una nostra industria che sostanzialmente ci crea dei problemi si trasferisce in un altro posto e questa industria non mantiene gli stessi livelli di qualità che diamo noi, in realtà non faccia male al pianeta come lo farebbe male stando in Italia. E questo è un concetto importante, perché poi il concetto della discarica in casa altrui e non in casa mia, è il concetto di condividere. Su scala globale è esattamente lo stesso tipo di ragionamento. Esattamente. E una delle attività di ISPRA che tengo a segnalare è proprio questa: l'annuario ha una parte estremamente scientifica, tecnica scientifica, una di politiche e una di divulgazione. Cioè c'è un processo, ci deve essere un processo di assunzione di coscienza che è estremamente importante. Basta pensare che le emissioni dell'ozono stratosferico, in qualche modo circa il 37-40% deriva dai consumi delle famiglie. Cioè è una cosa molto familiare. Quando parliamo dei rifiuti urbani, chi sono i produttori dei rifiuti urbani? Siamo noi stessi. Non è un soggetto terzo diverso da noi. Quindi c'è questa, riportare a questa familiarità, a questa identità, poi dei numeri che sembrano stravaganti come il PM10, come il PM25, cioè il particolato atmosferico che esce dalle gomme delle nostre macchine, no? Quindi secondo lei, se ho ben capito, dobbiamo partire da noi stessi. Bravissimo. E quindi uno dei grandi sforzi che in qualche modo il legislatore nel 61 e con altre norme e tutto il resto ha cercato di mettere insieme è stato avere un soggetto che in questo caso è ISPRA, il sistema agenziale, le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, che abbiano questo compito. Ma per partire da noi stessi, e poi vorrei concludere con la dottoressa Cheli, per partire da noi stessi dobbiamo consumare di meno? Dobbiamo rinunciare al nostro modello di sviluppo, al nostro modello di vita? Io credo che noi dobbiamo da una parte consumare meno, da un'altra parte consumare meglio, da un'altra parte consumare ciò che si fonda su dei processi che oggi si chiama green economy, l'economia verde, ma che si basa sullo sviluppo sostanzialmente di processi industriali che siano ecocompatibili non solo, ma servano ai processi ecosistemici. E per completare quello che dice il professor De Bernardini, è importante avere degli strumenti obiettivi che vanno al di là delle frontiere nazionali, quale il satellite, perché ad esempio per l'implementazione di politiche comunitarie nel settore ambientale o per l'implementazione di politiche settoriali, quale quella agricola, si usa già oggi da molti anni il dato satellitare come dato che va al di là di quello che è il dato fornito dal paese, dal confine nazionale. Alcuni paesi possono negare i propri dati oppure possono in qualche misura alterarli, visti dall'alto invece non si può barare. No. E da